Tradizioni e giovani potrebbe essere il connubio della clip che vi presento alla vigilia delle festività di Santo Ronzo. Ostuni si veste a festa per celebrare il primo santo del Salento, Santo Ronzo. Festa per la Città Bianca il 25, 26 e 27 agosto. Abbiamo ascoltato anche un giovane cavaliere alla sua seconda esperienza con la cavalcata di Santo Ronzo, diciamo da protagonista. È arrivato il momento di ascoltare le parole di Francesco Palma al microfono della nostra Maria Concetta Velardi. Francesco, è iniziato la cavalcata, sei pronto per questo evento di quest'anno? Siamo pronti, diciamo, anche come l'anno scorso. L'anno scorso forse un po' meno perché è il primo anno da cavaliere. Dopo 10 anni passati a fianco della persona che mi ha trasmesso tutto ciò, sia nel mondo dei cavalli che nel mondo dell'associazione, della devozione, facendoli da accompagnatore, l'anno scorso, finalmente, dopo 2 anni di stop per pandemia, c'è stata comunque la mia prima volta da cavaliere. Un'emozione che ad oggi ancora sono con le lacrime agli occhi, perché comunque sono lontano da Ostuni da diversi anni per lavoro. Però, diciamo, da metà agosto fino a inizio settembre sono quei giorni clou prima e dopo la cavalcata. Giorni che comunque aspetti, che ti impegni per avere liberi dal lavoro proprio per tornare a Ostuni, per iniziare tutti i preparativi, per organizzarti, per controllare se è tutto pronto, diciamo, al minimo dettaglio. Quindi, diciamo, siamo già in area di festa, in area di adrenalina, di emozione, di non vedere l'ora di aspettare quel momento conviviale che durante la vestizione, perché comunque abitando in campagna il cavallo lo preparo a Ostuni, sotto casa della persona che mi ha trasmesso ciò, Massimo Natola, e quindi un momento di riunione, di ritrovo con amici, perché comunque sono quei giorni che maggiormente sono di più Ostuni. Come inizia questo momento? Quando è iniziato? Chi ti ha regalato la giubba, la guardrappa? Allora, questo come iniziato... hai deciso di intraprendere questo? Allora, non ho la fortuna di avere una sarta in casa, quindi su questo lato sono stato sfortunato. Però comunque, iniziando a lavorare a 19 anni, dopo aver finito gli studi, il pensiero era quello, quindi mettere un tot di soldi da parte al mese per poi magari iniziare a prepararsi la mantiglia o, come è successo, comprarla da un signore che la doveva vendere perché comunque lui non fa più la cavalcata, era la seconda mantiglia e quindi ho avuto la fortuna di trovarla già avviata, insomma, già pronta. Con i 2 anni di stop ho iniziato a fare qualche modifica, quindi diciamo non è un qualcosa che nasce dalla mia famiglia perché sono l'unico sia nel mondo dell'equitazione che nel mondo dell'associazione della cavalcata. Non dico di devozione perché comunque i genitori di terra ostunese, diciamo, l'hanno sempre vissuta. Questo legame. Quindi diciamo è stato, non dico un sacrificio, però un pensiero fisso, quello di dopo 10 anni poter arrivare al punto di dire sì, sono pronto, ora non dico tocca a me, però posso mettermi in gioco ancora di più per il mio paese. E quindi l'anno scorso è stata la mia prima cavalcata, e giustamente il primo anno... A cavallo, perché a realtà... cavallo. Il primo anno non hai tutto perché c'è sempre qualcosa da sistemare, magari la coccarda che era un po' scolorita e quindi c'è chi te la presta, c'è chi ti aiuta, questa cosa facciamola così invece di così, questo spillo mettiamolo qui, non lo mettiamo qua perché può succedere questo. Però in 10 anni da accompagnatore ho imparato tanto. Secondo me è un qualcosa che, non dico obbligatorio, però dovrebbero fare tutti. Perché nel momento in cui dici quest'anno voglio vestire, sei pronto, sai come vestire, non dico che sei autonomo perché un cavallo da solo non lo riesce a vestire.
tantomeno a vestirti anche tu da solo, non riesci. Quindi è una Hai cosa che bisogno fa, sempre si fa di aiuto insieme. Di qualcuno. Tu sei però, tra i più giovani del, dei, sì, diciamo, della, diciamo sì, c'è qualcuno di più giovane, però sono fra i giovani. Sì. Sei fra i giovani. Andrà avanti questa tradizione? Spero di sì. Sulle vostre spalle? Sì, sì, questo lo spero tanto, anche perché, ripeto, è un qualcosa che mi è stato trasmesso non dalla famiglia, ma da un amico e da un fratello. Quindi anche tu sei fuori da Ostuni, vivi fuori Ostuni? Sono fuori da Ostuni dal 2018, per lavoro. Quindi anche tu senti questo legame, nonostante di ritornare a casa, la voglia di ritornare a casa. Questo periodo dell'anno, insomma. Ma la cavalcata ti accompagna anche nella vita lavorativa? Diciamo il mondo dell'equitazione. Sono dal 2009 che sono entrato nel mondo dell'equitazione. È entrato perché anche questo ho trasmesso. Poi mi è iniziato a piacere, ho detto perché non portare, cioè non far una passione raggiungere un lavoro. Sono fra i fortunati che è riuscito a combinare passione e lavoro, e quindi diciamo penso che meglio di così. Beh, diciamolo cosa sei. Non posso avere, insomma. Diciamo cosa sei. Sono da agosto, dal 14 agosto è da un anno che sono un carabiniere a cavallo, sono a Roma, quindi diciamo lavoro con i cavalli tutti i giorni. Da quando avevo 9 anni, non dico che sono il mio pane quotidiano, lo sono da 5 anni, perché anche quando ero nel reparto dell'esercito ero nel reparto a cavallo. Quindi diciamo ho voluto fare del mio lavoro la mia passione, o meglio, ciò che è nato prima come passione farlo come lavoro, però sempre prima come passione. Sei stato bravissimo comunque a riuscire a raggiungere questo obiettivo. Sono quelle ambizioni che dici, ma chissà mai, però poi quando arrivano dici, è vero. E magari c'è lo zampino di Santo Ronzo. È vero. Il pastorale, ci ha messo sul pastorale Santo Ronzo. In questo luogo c'hai qualche ricordo legato al santuario? Tu che sei così giovane, spesso il santuario è legato più ai ricordi dei più grandi, no? Abbiamo visto Giovanni, Peruzzi e loro sono più legati. Invece ultimamente il santuario è messo un po' da parte. Allora, io i ricordi che ho qui sono i campo scuola fatti con la CR da quando ero piccolino. Quindi era il periodo estivo, inizio settembre, inizio giugno, comunque quando venivano organizzati. Dove si fa? Su Santo Ronzo. Dove si fa? Su Santo Ronzo. Quindi poi c'era il giro nella cappella, sopra le scale, nel bosco. Quindi diciamo è un luogo che frequento da quando sono piccolo. È un luogo frequentato anche a cavallo, perché comunque avendo i cavalli sulla via, cioè sulla strada di Cisternino, diciamo era raggiungibile molto tranquillamente a cavallo, sì, un pezzo di asfalto, però il resto poi nei boschi, la visione del santo, della chiesa, è comunque un'atmosfera che ti dà molto, ti fa, diciamo, ti appaga a livello di tranquillità, di rumori, di silenzio, perché comunque sei tu il cavallo e la natura è questa vista dei monti, della marina e del santuario. Quindi quest'anno ti vedremo per la seconda volta a cavallo, magari volta dietro Massimo Natola, così chissà. Lo scorti ancora. È un qualcosa che non, non possiamo sapere, però non ti nego che piacerebbe molto. Dai, speriamo bene. L'anno prossimo, ovviamente. L'anno prossimo le ferie sono già programmate, quindi sanno che quei giorni non mi vedono al lavoro. E la tua famiglia partecipa a tutto questa La famiglia partecipa, sì, è iniziato diciamo dall'anno scorso a far parte, però comunque ho mamma che è un po' timorosa, quindi diciamo a distanza, però nei preparativi diciamo da casa, dalla sistemazione della trina, se è stato aggiungere qualche paillette, sui piccoli dettagli dell'ultimo momento mi riesce a salvare. Su qualcosa diciamo più impegnativo, facendo sempre riferimento a Massimo, ho avuto un aiuto grande dalla madre, che è una signora sarta, quindi fortunatamente
per questo sono stato seguito in tutto e per tutto da lui e dalla sua famiglia.